Lo posso scrivere? Sì. Indubbiamente il cadavere presentava un rigonfiamento, no? Quindi dei gas che si producono nella circostanza. E poi, addirittura per un profano, guardare il cadavere con la catenina al collo che scompare dalle pieghe del collo, no? È significativo. Non può essere una morte del giorno prima. Se poi ci aggiungiamo l'incipiente putrefazione dagli occhi, l'ombelico, i vermi che già camminavano, ed è pressoché impossibile che possa risalire la morte al giorno prima. Quindi c'erano delle larve anche sul cadavere dell'uomo. Ma certo, c'erano i vermi, le larve che camminavano. Quindi questo è un fenomeno che mi sono spiegato, ci sono dei tempi che maturano per quanto riguarda la mosca granaria soprattutto, no? La mosca granaria deposita delle uova all'alba, al mattino, al sorgere del sole, no? E per lo sparse le larve.